Massimo a Berlino oggi, Eliud Kipchoge, record del mondo maschile in maratona, 2 ore, 1 minuto 39 secondi, un record pazzesco. Sicuramente sì, un record che ha anche pochi eguali tra i record delle altre discipline, che comincia ad andare fuori da quella che è la curva che contiene, diciamo, tutti i record del mondo per renderli comparabili l'uno all'altro. Un record che proprio qui a Monza Kipchoge aveva appunto dato segnale di poter avere le gambe quando nel famoso tentativo di Breaking 2 corse in 2 ore 00:25, una prestazione veramente straordinaria, fatta in condizioni straordinarie. Quello di oggi conferma che quello non era un tentativo velleitario e che questo uomo nelle gambe aveva veramente valori importanti. Beh, è sempre un'emozione, poi io e Massimo eravamo qua al Breaking 2, quindi mi ricordo la sua falcata e l'emozione che veramente abbiamo provato guardandolo correre in quel modo. E quindi, cioè, più che lui nessun altro poteva farlo record oggi. Allora, io sono sintetica, 3 parole, veramente tanta roba, veramente, un tempo pazzesco. Ne ho detto più di 3, ok?